Sono Simone Bertolini, in arte Simber, ho 26 anni e vengo da Palermo. Ciao, io sono Giulio Tosi, in arte Tokyo Project, ho 22 anni e vengo da Roma. Mi chiamo Davide Carfi, in arte Carfi, ho 24 anni e vengo da Sesto San Giovanni, provincia di Milano. Principalmente comincio con il panorama EDM, però mi sono sviluppato più su un nuovo genere chiamato Alternative Pop. Un genere appunto classico come il pop, con elementi di musica elettronica più moderna. Il mio genere è prettamente chill, faccio lo-fi, chill-hop, jazz-hop, neo-soul. Questo diciamo è il mio studio, il mio piccolo studio dove realizzo diciamo le mie produzioni, la mia musica. Questo ragazzi è il mio angolo di produzione, il mio piccolissimo home studio dove nascono le idee. La mia musica sembra subito diciamo un qualcosa di oscuro, di dark, un po'... tosta a spiegarlo. È un po' anche la mia esigenza di dover raccontare, non a parole, quella che è un po' la mia vita. Avere l'idea che una volta che apri la tua libreria con tutti i pezzi che hai fatto, sai perfettamente quel pezzo cosa significa. Ero l'unico della classe ad ascoltare musica elettronica house dance, al che in gita ho attaccato il mio MP3 col cavo aux allo stereo dell'autobus e ho riprodotto la musica che ascoltavo. Tutti i miei amici hanno cominciato a chiamarmi DJ, quindi tornando successivamente a casa ho voluto scovare e capire come poter produrre musica. La mia passione per la musica nasce in realtà da quando mio fratello mi ha spinto una volta a fare un'audizione. Da lì appunto ho cominciato a cantare queste canzoni di Adriano Celentano. Da lì appunto ho fatto qualche audizione, poi sono entrato al conservatorio di Palermo, Vincenzo Bellini, e poi ho cominciato appunto a sperimentare, a conoscere anche un po' il mondo del DJing. Ho iniziato a fare musica a 14 anni, per la prima volta ascoltai un pezzo di Skrillex. Insieme a un amico mio decidemmo di cominciare questo percorso. Quello che ci dicemmo fu: se ce l'ha fatta lui, possiamo farcelo anche noi. Produco musica che va dal dance al pop, con dei vocal molto inglesi, molto radiofonici. Se c'è un modo di poter appunto trasmettere qualcosa anche attraverso la mia voce, penso che sia una cosa bella. Sarò sincero, ho una voglia matta di esibirmi in casa e spero di avere la possibilità di poterlo fare alla grande per onorare al meglio Milano. Per me la musica è un po' la mia quotidianità, che ogni giorno mi alzo con l'idea di o dover studiare musica o di dover farla. Vi saluto facendovi sentire uno dei miei pezzi in arrivo. Ciao ragazzi!